Crediamo di aver allestito una squadra all'altezza della situazione per lottare per i primi posti. Certamente oggi come oggi dire vince in campionato ci subentra tanti fattori, il fattore di avere un po' di fortuna, il fattore di infortuni, ce ne sono tanti che purtroppo cosa. Però noi altri sulla squadra che abbiamo allestito ci crediamo. I nostri giovani sono abbastanza bravi, credo che possiamo fare un buon campionato. È più difficile vincere un campionato che salvarsi in un campionato superiore. Di conseguenza io mi auguro che avvenga il più presto, perché nel 2014 ci teniamo un po' tutti, non solo l'amministrazione comunale, ma ci teniamo un po' tutti, dai nostri tifosi ai dirigenti, ad avere la squadra in Serie D. Se dopo verrà o avverrà o non avverrà, questo momentaneamente non so neanche se io quest'anno ci so, l'anno prossimo non lo so, perché purtroppo ci sono sempre tante cose che non è detto che... Però mi auguro comunque sia, anche se non ci fossi io, che nel 2014 la Tiberis possa festeggiare in Serie D i suoi 100 anni. Tolte alcune aziende, perché non è che d'Enerba bisogna farne un fascio, perché ci sono alcune aziende che danno il loro sostegno, però se possono contare su una mano quelle che danno veramente il proprio sostegno. Io mi augurerei, l'ho fatto da prima, tutte queste piccole aziende non ne si chiede tanto, basterebbe che ti dassero 500 euro, no? Già 500 euro, metti 70 aziende, ci sono 5 per 7, 35, sarebbero veramente 35.000 euro che sarebbero un doc per questa società, perché noi non abbiamo un budget molto alto. Cerchiamo di mantenerci su certi livelli, e mi dispiace enormemente che qui invece non si prenda la leggera. Se aspettano veramente tutti quanti che Renato Pannacci, pensionato da Vigile Urbano, possa portare avanti una squadra da solo, beh, se sbagliano vuol dire che non è che nel 2014 festeggeremo con la Serie D, ma saremo senz'altro in categorie inferiori. Io mi auguro che gli umbertidesi capiscano che devono dare una mano. Adesso non lo so, mi auguro che da st'appello cominci a subentrare qualcosa. Speriamo, insomma, che... Io ci spero sempre che una mattina mi sveglio e trovo una sorpresa. Come anticipavamo anche prima, inizia questo campionato con due novità, mi piace dirlo, e alcune certezze. Le novità, come anticipavi tu, è stato questo ritorno al vecchio glorioso nome di Tiberis. In qualche maniera, credo che in questa maniera si voglia anche sottolineare la storia, no? Gloriosa di questa società, e anche l'impegno che si vuol mettere per il futuro nel ripercorrere le gesta della Tiberi, soprattutto nel settore sociale, grazie, voglio dire, al suo impegno, al suo grande sforzo. Il presidente, i dirigenti veramente stanno facendo per tante famiglie umbertidesi, per i giovani, tanti sportivi, tanti atleti, veramente molto sotto l'aspetto sportivo. E ovviamente poi c'è la nomina di Renato Pannacci a presidente, che stimiamo tutti e che indubbiamente è un punto di riferimento importante, grazie alla sua serietà, alla sua professionalità e alla sua dedizione. Le certezze sono quelle dell'allenatore, di mister Gabriele Pannacci, che già tanto bene ha fatto portando la società dalla promozione all'eccellenza, di tanti altri dirigenti e veterani che sono rimasti qui. E, è vero, c'è stato un cambiamento notevole per quanto riguarda la rosa, ma sono tutti giocatori di elevato livello tecnico qualitativo. Ci vorrà magari un po' per amalgamare, per trovare la condizione giusta, ma in questo il mister Gabriele sarà ed è molto bravo. Questa è una squadra, lo ripeto, capace di mettere in difficoltà, di mettere all'angolo, insomma una squadra che non deve avere timori reverenziali nei confronti di nessuno.
fa veramente molto bene, quindi io faccio alla società, al presidente, al mister un grande e grosso in bocca al lupo per questo nuovo campionato, questa nuova avventura. C'è una società che da 100 anni è un po' il baluardo della nostra città, del mondo calcistico, rappresenta al meglio la tradizione di questa città e insieme ad altre società del territorio rappresenta Umberti nei massimi campionati sportivi. Per noi è un elemento di soddisfazione, di orgoglio, speriamo che questi ragazzi ce la mettono tutti per farsi onore, per far onore alla maglia, per far onore al blasone che indossano.